Da qualche parte, sugli Appennini romagnoli, un uomo vive nel bosco. Lo fa seguendo le antiche conoscenze dei nativi americani. Così, incuriositi dalla sua storia, entreremo nel suo mondo. Più la nostra ricerca di prospettive diverse continua e più emergono storie inaspettate. Stiamo andando ad incontrare Meco. Meco ha fatto una scelta di vita che non mi aspettavo di trovare in Italia. Ok, entrando si vede parcheggiata qui l'auto, che direi è l'auto di Meco perché è piena di piccoli oggetti all'interno, appesi ovunque. Siamo a lato del Lago Lungo, un posto piuttosto conosciuto in zona. Appena entrati ci accoglie prima un bisonte, poi le foto di molte tribù native americane messe in cerchio. Meco? Eccolo! Ciao, buongiorno! Ciao! Ben trovato, Andrea! Come va? Bene, sì. Tu come stai? Bene. Meco ha costruito un piccolo villaggio seguendo le orme dei cosiddetti indiani d'America. Seguo quel sentire che lega tutte queste tribù. Ciò che spicca sul resto è la casa di Meco, la grande tenda dei nativi chiamata Tipi, dove ci invita ad entrare. Tu sei qui da molto? Sono qui da 14 anni. Tu dove dormi? Qui. Dove c'è la pelle del bisonte, vedi questa è la pelle del bisonte. È stato un dono che mi ha fatto un signore di Cesena. Il bisonte rappresenta l'abbondanza. Da 14 anni Meco trascorre tutto l'anno in questo luogo, ad oltre 700 metri sul livello del mare. Quali sono le difficoltà principali del vivere qui? Ha bisogno di essere vissuto e quindi se lo vivi riesci a mantenerlo in piedi, fisso. Per gestire invece il freddo la notte? C'è il fuoco. Eccola qui. Sì. Quella è una stufa in ghisa del 1800 e qualcosa. Meco ha costruito il tipi seguendo le antiche tecniche tradizionali. Cosa ci vogliono i pali? Dopo ci vuole l'ultimo palo dove viene avvolto il telo, lo incastri e poi lo risvolgi. Di che telo si tratta, quello che abbiamo qui sopra la testa? Il primo è cotone. Poi nel tempo sono arrivate le vele delle barche, pensando al vento, alla vela, alla barca, il mare, l'acqua, uniamo bene, sono arrivate le vele. Così il tipi resiste a neve, acqua e vento. Il tipi di Meco è davvero un luogo incredibile. Ma non resiste a tutte le forme di vita esterne. Eccoli là, perfetto. E la cosa che tiene compagnia qui a Meco, soprattutto durante la notte, sono i ghiri. Questo l'ho definito il sentiero dell'Ovest, perché qua tramonta il sole. Una piccola sorgente tra i rovi dona a Meco l'acqua. C'è un secchio lì e quella è buona da bere. E qua, definito il grottone, questo lo chiamavano così 100 anni fa i contadini del posto. Guarda sto masso come si è appoggiato. È favoloso. Una notte ero qua, avevo voglia di un piccolo fuoco, avevo un pezzettino di carta in testa. E ho acceso questo pezzettino, vedi che il fumo andava su. Ah, c'era già una canna a fumare. Allora, questo era il cammino naturale, proprio sicurissimo. E quindi alla fine è divenuta la casa del fuoco, il custode. Ho avuto delle notti qua proprio belle, cioè profonde, quando sei da solo qua di notte poi cambia tutto, cioè, quindi qui sono arrivate delle belle cose potenti, molto potenti, ma queste me le tengo dentro, insomma, sono quelle che poi portano avanti qualcosa, no?
E qui cosa mangi solitamente? Come ti organizzi col mangiare? Io vado funghi, vado castagne, vado a prendere quello che vedo del bosco, io conosco tante cose, insomma. Quindi raramente vai a fare la spesa? Cioè no, mai, quasi mai. Io. Qui sono gli animali, quindi non è che puoi tenere le cose qua fuori. Una volta provai a fare un orto qua, è cresciuto tutto, in una notte non c'era più niente. Ok, Meco non ha il problema di trovare il cucchiaino. Assolutamente no. E dopo castagne e caffè sotto un enorme masso franato quasi 2 secoli fa, era il momento di scoprire qualcosa sulla storia di Meco. Hai detto che da 14 anni sei qua, però ti va di raccontarci un po' della tua storia? Sono nato a Bagno di Romagna, rappresentavo le assicurazioni generali, avevo uno studio commerciale con mio fratello, amministratore di condomini, ne ho una 50. Mi sono sempre relazionato con le banche, con avvocati, notai, insomma. Ma perché avevi scelto quel settore all'epoca come lavoro? C'era una motivazione particolare? La morte di mio padre. Mio padre si ammalò e io sono dovuto subentrare. Ho studiato ragioneria, quindi ero anche bravo, molto bravo. Insomma. Ho vinto premi, ho vinto tante cose, per cui tanti clienti, migliaia di clienti. Poi dopo tutto piano piano ha portato all'incontro di altre persone che comunque doveva finire. Dopo molti anni di brillante carriera da assicuratore, la vita di Meco cambia completamente. Perché è tramontato la tua vita, diciamo, precedente nel mondo delle assicurazioni? Cosa è successo? E come tu poi hai trovato questo nuovo mondo? È successo insieme. Mentre accadeva questo, accadeva quell'altro. Non li puoi dividere. Quindi io mi sono trovato a continuare e quello che era stato costruito è andato totalmente sopra, trasformato. Sono stato portato nel tempo a perdere tutto ciò che avevo costruito. Una serie di eventi apparentemente negativi sconvolge la vita di Meco. È in quel momento che trova una nuova prospettiva con cui affrontare le cose. È successa una cosa dentro di me molto potente, quindi la chiamo la visione. E seppur si tratta di un momento molto intimo, decide di parlarcene. E questo è successo nei boschi di Sona, nel lago di Iseo, dove ero lassù nell'affrontare, diciamo, il cambiamento. Per cui, diciamo, è stato indirizzato qualcosa dentro di me di come dovevo continuare a vivere. E mi sono presentati i nativi. Questa è stata la scintilla, diciamo, che mi ha portato poi a essere qua. Per cui tutto quello che ho affrontato e costruito prima non c'è più. E quindi dopo lì tu hai semplicemente lasciato il lavoro? Piano piano, chiedendo chiaramente di essere preso in considerazione qua, sull'onda di un'altra storia della mia vita. Adesso andarle a raccontare tutte non è semplice, insomma. Certo. Per cui ci sono tante cose che sono accadute, dai. Io ho perso la casa, ho perso tutto, ho perso tanta roba. È in quel momento che decide di costruire qui il villaggio indiano, ottenendo nel tempo i permessi necessari. Per cui adesso è un'area ludica, autorizzata dal comune delle belle arti, la proprietà mi ci fa stare come gestori, quindi finché sarà così io porto avanti quest'area ludica per come la devo sentire. Insomma. Ho sempre accettato tutto quello che accadeva, quindi nell'accettazione poi vai a trovare, si trovano le risposte, sempre. You feel like summer days to me. Così Meco da anni si prende cura del villaggio e accoglie chiunque abbia curiosità verso la cultura nativa americana, raccontando storie e proponendo attività. Tu qui per l'accesso a questa tua zona c'è un biglietto di ingresso che fai pagare? Assolutamente no, qui c'è offerta libera, se uno vuole dare e lasciare qualcosa lascia, se no se ne va. Così Meco si mantiene e si prende cura del villaggio attraverso le offerte. Questo villaggio va avanti sul dono. Se manca qualcosa, prima o poi arriva. Oltre al tipi in cui vive, Meco ha costruito anche un secondo tipi. Questo qui è un tipi che viene utilizzato anche per incontri con altre persone. Ci sono stati 50, 60, anche 100 bambini qua dentro dell'asilo ci ho messo. E tu sei riuscito a costruire tutto questo semplicemente con doni?
dono e l'aiuto anche di mia madre quando era in vita, insomma, che mi dava qualche soldino. Tu lì non avevi più possibilità di investimento, no, tua personale, eri arrivato da... Io quello che mi era rimasto ho dovuto darlo via per iniziare questo. Ho venduto tutto proprio per comprare i TP e partire qui. Mi ritengo proprio di possedere più nulla. Cioè, tutto ciò che esiste è di tutti, secondo me. Poi se mi rubano una motosega, come è successo, me ne hanno rubate due, hai un dispiacere, però non mi interessa. Qualcun altro la usa, capito? Io dovrò aspettare per averne un'altra. Sentirti parlare di non competizione dopo che per decenni hai lavorato nelle assicurazioni e nelle banche. È dove... una cosa assurda, mi sembra. Dove il tema della competizione invece immagino fosse molto presente. Fisso, però è dentro di me mai. Tu non sei nato per competere, sei nato per vivere in armonia. Se una persona corre più forte dell'altra, aiuterà quella che corre più piano se c'è bisogno, punto. Poi puoi fare anche le Olimpiadi, non è quello. Una serie di nuovi valori riscoperti attraverso la cultura nativa portano Meco a ripartire e a condividerli con chi passa di qui. Questa è la casa da prova di coraggio e lì dentro ci sono entrati tantissimi bambini, consapevole che lì dentro ci può essere qualsiasi abitante di questo luogo. È stata molto importante questa, è come vincere una paura, no? Alla fine ci entrano tutti, anche insieme a qualcun altro, perché è bello unire, no? L'idea di unire è una delle fondamenta su cui è costruito il villaggio. Quindi Aho vuol dire io e te siamo la stessa cosa, ok? Così, compresi i motivi della sua metamorfosi, mi interessava capire com'era cambiata la sua prospettiva sul mondo che aveva deciso di abbandonare, e il bosco era il luogo giusto in cui parlarne. Molte delle tue riflessioni, dei tuoi pensieri derivano da sensazioni forti o da visioni o da cose che senti. È stato difficile fidarsi di queste sensazioni o è stato subito chiaro che... È stato subito chiaro che c'era qualcosa che conduceva a un nuovo modo di approcciare, diciamo, il pensiero. Sono stati tanti dubbi, tanti, tantissimi. Cioè, il dubbio è stato sempre presente, però quello va tolto. Alla fine te lo togli. Questo, diciamo, è il cimitero degli animali, che ho fatto delle sepolture insieme a delle cerimonie di sepoltura con dei bambini, facendogli fare la buca, facendogli andare a contatto con la morte stessa dell'animale e onorare quell'animale che ha dato degli insegnamenti, insomma. Sembra che i bambini per te abbiano un valore, l'hai citato tante volte, questo luogo è aperto soprattutto verso i bambini. Perché i bambini sono così importanti per questo posto? Che ho sentito una grandissima sofferenza, diciamo, nei bambini, nel come vengono in qualche modo condotti a vivere la vita. E vedo che qua, quando interagisco con i bimbi, loro in qualche modo gli si illuminano gli occhi. Tante persone hanno situazioni di crisi o di difficoltà nel trovare il proprio contesto, la propria direzione, si sentono
fuori posto? Che consiglio, dalla tua prospettiva leggermente più esterna, ti sentiresti di dare? Vabbè, io posso solo dire che hanno già dentro ciò che li protegge. Wanahei, 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 oh, Wanahei, oh. Bisogna andare nelle profondità di se stessi per poter capire se c'è qualcosa da cambiare dentro di te. Se c'è qualcosa che mi porta a voler cambiare qualcosa, c'è uno stato di malessere dentro di me generato chiaramente dall'ambiente in cui vivo. Quindi quell'ambiente in cui vivo c'è qualcosa che non mi fa stare bene e va cercato. Quando lo hai trovato lo affronti, non è che ti nascondi. Vedo che molti della società normale, chiamiamola così tra virgolette, ti definisce spesso un pazzo, andato di testa. Tu, quando senti così le persone che ti dicono queste cose, cosa pensi? È una cosa normale, cioè non mi scalfisce proprio minimamente, capito? Anzi, a volte mi fa anche piacere vederli sorridere, divertirsi. Non è quello un giudicare con menzogna, è un gioco per loro, capito? E quindi ci sta in quella forma pensiero che ci sia anche quella parte, che io non sono, però l'accetto. C'è un detto dei nativi che dice che se vuoi sentire qualcosa di una persona devi camminare nei suoi mocassini per tante lune, insomma, quindi... Cosa ti auguri per il futuro? Mi auguro che i bambini che sono stati qua abbiano potuto avere dall'ambiente che hanno vissuto qualche scintilla per poter migliorare, diciamo, qualcosa nello stare insieme, visto che ce n'è tanto bisogno, specialmente nel mondo in cui stiamo vivendo oggi, dove l'arroganza è sempre più forte. Quindi mi auguro che veramente l'arroganza sia distrutta nell'umanità.